Chi gioca a Pokémon da tanto tempo ormai ha imparato qualsiasi cosa su questo fantastico mondo. Sapremmo riconoscere qualsiasi mostriciattolo, metterlo al suo posto nel Pokédex, indicarne i luoghi in cui è catturabile, qualche pazzo ricorda pure le impronte di ciascun Pokémon esistente ed ovviamente sappiamo anche tutti i tipi di ogni creatura. Questo processo, grazie al quale potremmo fare concorrenza a Wikipedia, però ha richiesto minimo 10 anni e sono più che sicuro che spesso, a volte tuttora, scopriamo cose di cui non eravamo a conoscenza. Quest'oggi andremo a parlare di quei Pokémon dei quali quasi tutti confondono il tipo. Vi inviterò poi a fine video a scrivere nei commenti se nella vostra esperienza videoludica avete commesso altri errori che il video non elenca. Iniziamo subito! 5 generazioni a scaricar gli attacchi di tipo spettro, non capendo come diamine facesse a non essere super efficace, per poi scoprire che, nonostante possiede incredibili poteri psichici, questo Pokémon non è di tipo psico. Difatti, contrariamente alla logica, è solo di tipo acqua. E con la 6ª generazione penso di aver assorbito il concetto, anche se a volte l'abitudine è al sopravvento. Mannaggia lui! Grazie al suo tipo veleno di cui ignoravo l'esistenza, ho passato 7 anni a credere che lo spettro fosse debole allo psico. Del resto, causa la sua abilità levitazione, di attacchi terra l'infame non ne subiva, e quindi il problema non si poneva. Scoprire questa sua peculiarità mi lasciò totalmente di stucco. A rigor di logica, il signore dei mari, il cui rifugio si trova nei meandri di un'isola, ai piedi di una cascata sotterranea, dovrebbe essere di tipo acqua, invece no! Lugia è un maledetto pennuto con poteri psichici, nonostante possa imparare ogni genere di mossa acquatica che si conosca. Grazie, Nintendo. Ok, ammetto che questa non mi è mai capitata, ma Sudowoodo è giustamente considerato da molti di tipo erba, anziché di tipo roccia. Che dire, è una roccia a forma di albero, potevano darglielo sto doppio tipo, eh? Allora, tu sei un Pokémon che dorme dalla morte di Gesù in un vulcano pienamente attivo e che spara fiamme manco avesse mangiato 13 peperoncini, sei la controparte di un Pokémon di tipo acqua e poi mi vieni a dire che sei tipo terra. Cioè, pure Game Freak in questo caso si è accorta della cagata e infatti la forma archeo acquisisce il tipo fuoco, ma dai, non ci vuole una laurea per intuire che Groudon è a tutti gli effetti di tipo fuoco. Quanti terremoti avrò sprecato contro di lui? Ero convinto fino alla 6ª generazione che fosse di tipo veleno, ma del resto stiamo parlando di un pipistrello scorpione che inietta veleno nelle prede, mi sembra più che lecito dargli questo tipo, e invece no, a quanto pare era meglio il tipo terra, così, giusto per farmi sprecare le mosse di tipo psico per nulla. Vuoi il colore? Vuoi che Todd mi ricordasse Todd il funghetto di Mario Kart, ma io ero fermamente convinto che Politoed fosse di tipo erba. Contro la logica ovviamente, perché da una catena evolutiva di acqua non ti svegli un mattino e diventi erba, però il mio bambino evidentemente non si era posto il problema, portandomi fino alla soglia della 5ª generazione a sprecare inutilmente tutti i fuoco bomba possibili, per poi prendere randellate su randellate da questo Pokémon. Ma sì, cosa prendo in squadra un tipo psico puro che Noctowl mi fa sia da corriere con volo che da sparacozzate zen? Già, peccato che Noctowl sia di tipo normale volante e non volante psico come credevo sin da piccolo. Ho dovuto vedere tipo una decina di furtivombra andare a vuoto per assorbire il concetto. Maledetto lui e la sua confusione ingannatrice. Boh, mai capito perché questo Pokémon sia di tipo normale. Soprattutto perché la sua ultima evoluzione è di fottuto tipo folletto acqua. Io rimarrò sempre dell'idea che ci sia stato un errore di programmazione. Questo Pokémon doveva essere di tipo acqua, non concepisco il suo tipo normale, e non l'ho fatto per diversi anni. Questo è stato un fottuto trauma. Tutti, e dico tutti, i Pokémon di tipo volante normale nella mia testa erano di tipo volante puro, da Pidgeot fino ad Umfezant. E pensare che l'unico Pokémon di questo tipo non solo è stato introdotto con la 5ª generazione, ma è pure Landorus, ossia un leggendario. Il giorno che scoprì tutto ciò, persi una delle mie certezze della vita, effettivamente. Ragazzi, spero che questo breve video vi sia piaciuto. Se è così, invito a lasciare un bel mi piace, a commentare e a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Mi raccomando, se avete altri Pokémon di cui confondavate i tipi da piccoli, scrivetelo qua sotto in un commento, passate anche dei social in descrizione per rimanere sempre aggiornati sulle attività del canale e noi ci becchiamo in un prossimo video!